Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come assemblare un drone FPV freestyle. Ho pensato a questa build cercando di contenere i costi, evitando però componenti troppo economiche che avrebbero fatto abbassare la qualità complessiva del modello. Prima di iniziare vi ricordo che ho già fatto un tutorial su tutta l'attrezzatura che serve per assemblare un drone FPV. Se questa è la vostra prima build vi consiglio di guardare questo video in modo da capire quali strumenti dovete usare, il link è in descrizione. Vediamo ora le componenti che ho scelto, si tratta di materiale che ho già recensito qui sul canale, quindi non mi soffermerò sui punti che ho già trattato nelle relative recensioni. Per qualsiasi dubbio su una di queste componenti vi rimando al video in descrizione, in modo che se volete avere maggiori info su una determinata componente potete approfondire guardando il video che vi interessa. Ok, partiamo. Come frame ho scelto un Apex Ready to Sky, clone di buona qualità che si è rivelato un frame decisamente valido e dal costo molto contenuto. Date le sue caratteristiche di volo e resistenza, l'Apex è uno dei frame più usati in assoluto per freestyle. Per quanto riguarda esche flight controller, ho scelto lo stack HGLRC Spectre F460. Abbiamo un flight controller F4 con giroscopio MPU6000 e degli ESC BLLS da ben 60A. Il costo contenuto e le caratteristiche che tutto sommato vanno bene lo rendono una buona scelta per questa build. Come motori userò questi T-Motor Velox V3, al momento una delle scelte migliori per quanto riguarda qualità-prezzo. I risultati dei test in fase recensione sono stati molto buoni, quindi mi sento di consigliarvi questi motori senza nessuna riserva. Il sistema video sarà affidato al digitale DJI di prima generazione con questa Rankine Wasp. Personalmente non sono rimasto troppo soddisfatto da questa videocamera e vi consiglierei di valutare alternative come la HDX Polar o la Nebula Pro. Costano leggermente di più ma hanno una qualità più alta. In ogni caso per quanto riguarda la build non fa molta differenza, sia che scegliate questa, una Polar o una Nebula Pro, i collegamenti da fare sono sempre gli stessi. Passando alla ricevente, per questo modello userò una BetFPV Express LRS da 2.4 GHz. Attualmente Express LRS è uno dei sistemi RC-Link più diffusi in assoluto, nonché quello più consigliato per iniziare questo hobby. Per concludere useremo delle stampe 3D per aiutarci con la costruzione e proteggere alcune parti. In descrizione vi lascio il link alla mia pagina Thingiverse dove trovate tutte le stampe che utilizzerò in questa build. Se non avete una stampante 3D non è un problema, ci sono tante persone disposte a stampare e spedire tutto quello che vi serve. In descrizione vi lascio il link al mio gruppo Facebook dove potete fare tutte le vostre richieste. Iniziamo la build assemblando il frame, per qualsiasi dubbio su come montarlo vi rimando alla recensione dove spiego bene tutti i passaggi da fare. Per procedere con la build comunque togliamo la piastra superiore e la mettiamo da parte, lasciando le colonnine in quella inferiore in modo da orientarci meglio con le varie componenti. Ora montiamo i motori usando le viti da 8 mm che ci vengono fornite in dotazione. Se avete stampato i paramotori vi consiglio di metterli subito, in modo da rendere più fermo il drone. I paramotori sono in incastro e si infilano senza problemi anche se avete già montato il motore. Ora blocco i cavi al braccetto, io utilizzo questo nastro tesa ma volendo ci sono altri metodi per farlo. Se volete valutare alternative vi lascio questo tutorial in descrizione, troverete sicuramente la soluzione che fa per voi. Ok, il primo è pronto, ora faccio velocemente anche gli altri tre. A questo punto passiamo all'ESC, per questa build ho deciso di far uscire i cavi di potenza sul lato destro.
Quindi salderò i cavi in questo modo, positivo nella parte superiore e negativo nella parte inferiore. Questo è possibile perché gli ESC hanno i pad per saldare sia sopra che sotto. Ora che ho sistemato i cavi di potenza mi occupo del condensatore, come vedete l'ho già posizionato nella stampa 3D e saldato due cavi. A questo punto aggiungo un po' di stagno e saldo i cavi nella parte bassa degli ESC. Molto bene, il condensatore è a posto. Come vedete ho anche messo il cavo per collegare il flight controller. Meglio metterlo ora perché farlo dopo è più complicato. Adesso metto in posizione la scheda. Come potete notare ho capovolto i gommini. Come vedete ho sistemato il condensatore in questa colonnina della parte anteriore. Ora stagno tutti i pad per i cavi motore, per evitare di surriscaldare la scheda saldo prima una serie, poi faccio una pausa e saldo l'altra serie. Molto bene, è venuto il momento di saldare i cavi motori all'ESC. Come sempre ne faccio passare due all'interno e uno all'esterno. Adesso li saldo velocemente, poi vi spiego come ho fatto. Come vedete ho collegato il primo filo, quello che sta sulla sinistra, nel pad più a destra. Il secondo filo l'ho fatto passare all'interno e l'ho collegato nel pad centrale. Anche il terzo filo l'ho fatto passare all'interno, collegandolo nel pad più a sinistra. A questo punto uso lo stesso identico schema per sistemare gli altri cavi. Questa soluzione distribuisce bene i fili e rende la build molto pulita. Ora che ho saldato tutti i cavi, rimuovo il flussante in eccesso con alcol e spazzolino. Adesso sistemo il flight controller, come vedete ho già messo il connettore degli ESC nella porta numero 1. Ora è venuto il momento di collegare la ricevente, al posto dei cavi originali userò questo cavetto GST che viene fornito in dotazione con il flight controller. In questa build collegherò i cavetti che vanno verso l'interno, i fili sono già messi nell'ordine giusto, quindi basterà collegarli in sequenza. Come vedete con la ricevente in questa posizione ho saldato il cavo nero sul GND, il rosso sul 5V, il giallo sul TX ed il bianco sull'RX. Adesso sistemo il termo, per tenere la build più pulita giro l'antenna verso l'interno. Ora posso collegare la ricevente al flight controller. Anche la ricevente è sistemata, come vedete ho messo l'antenna nella stampa per la videocamera FPV. Poi ho bloccato la ricevente sul fondo del frame con una fascetta. Chiudiamo la build con il sistema digitale DJI, io userò queste due stampe, la prima per l'antenna e la seconda per fissare la VTX al telaio. Inizio sistemando l'antenna nella stampa 3D, per poterla infilare bisogna staccarla dalla VTX.
Ora saldo 4 cavetti nella RAM Cam Link. Per i cavetti ho seguito questo schema: rosso per il positivo, nero per la terra, bianco per l'RX e giallo per il TX. Dopo aver saldato i cavi, rimetto in posizione l'antenna. A questo punto sistemo la VTX nella stampa in TPU. Faccio passare i cavi di collegamento sotto la VTX e la metto in posizione. Quindi sistemo anche l'antenna. Adesso mi occupo dei collegamenti della VTX utilizzando i pad sul lato del flight controller. Salderò il cavo rosso sul 9V, il nero sul GND, il bianco sul T1 ed il giallo sull'R1. Ora che ho saldato i cavi, posiziono la videocamera FPV nel supporto in TPU. Per concludere saldo il connettore XT60. A questo punto ho finito, la build mi sembra abbastanza pulita. Molto bene, come vedete ho già messo la top plate e il supporto generico GoPro, il drone è pronto. In questa build non ho usato nessun buzzer, questo perché consiglio sempre di utilizzare quelli autoalimentati wireless, da sistemare su un battery strap. Se volete più info sul buzzer wireless potete vedere la mia recensione, vi lascio il link in descrizione. Una volta pronto il drone pesa 396,2 grammi. Prima di chiudere vediamo un po' i costi di questo modello. Il telaio costa 26,65 euro. Il set di 4 motori costa circa 55 euro. Lo stack costa intorno ai 59 euro. La RAM Cam Wasp costa 129,39 euro. La ricevente costa 15,73 euro. In totale siamo a circa 285 euro, che tutto sommato, visti i tempi e la qualità finale del modello, non è male. Ora non rimane che passare alla configurazione, ma questo lo vedremo in un prossimo video. Per oggi è tutto, se questa build vi è piaciuta lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.